Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ricreeremo il look che indosso in questo momento utilizzando soltanto i miei prodotti preferiti di tutti i tempi. Avete già visto questi prodotti nel video passato, ve lo lascio qui se non l'avete visto. È appunto il video in cui parlo dei prodotti di cui non farei assolutamente a meno. Quindi, se volete sapere, diciamo, che cosa ne penso in dettaglio di ogni singolo prodotto, andate a vedere in quel video perché vi parlo appunto in dettaglio di tutti quanti i prodotti che vedete all'interno di questo video. Qui davanti a me è un gran casino, non potete immaginare quanti prodotti ho, però mi piace un sacco, mi sento tipo uno scienziato pazzo quando tiro fuori tutto quanto e poi appunto mi ritrovo magari a creare un tutorial. Non sapevo bene che cosa volevo realizzare quando ho iniziato questo tutorial e questo è quello che è uscito fuori. Ovviamente, se mi conoscete, un trucco dai toni caldi, non poteva essere assolutamente il contrario, con questo punto luce dorato al centro dell'occhio, eyeliner, ciglia finte e labbra glossate che in questo periodo mi stanno facendo impazzire. Non voglio chiacchierare di più, ricordatevi che trovate la lista di tutti i prodotti utilizzati all'interno di questo video qui sotto nell'info box, quindi non mi chiedete ma che cosa hai usato, è scritto tutto qui sotto. E ricordatevi che trovate anche i pennelli. Se non trovate tutti i pennelli è perché non mi entra la lista completa, però ve li dico all'interno del video, quindi non vi preoccupate. Quelli per il viso non mi sembra di averli menzionati, quelli per gli occhi sì. Quindi trovate tutto all'interno del video e vi lascio la realizzazione. Iniziamo con l'applicazione del fondotinta. Ovviamente sapete già quale fondotinta andrò ad applicare. Sto parlando del Bourjois Healthy Mix Foundation. Vado a mischiare un colore scuro con quello più chiaro perché in questo momento sono leggermente più abbronzata, lo metto su tutto il viso con un pennello e poi tampono per levare le strisce del pennello. Correggo le occhiaie con un correttore salmone compatto, lo applico direttamente con il dito soltanto dove ho la parte scura dell'occhiaia. Ora applico un correttore più chiaro sia sulle occhiaie sia sui punti centrali del viso per creare un effetto più tridimensionale e luminoso. Ora, prima di fissare con la cipria, applico l'ultimo prodotto in crema sul mio viso. Sto parlando dello Sculpt & Glow di Modelson, che è una terra in crema. La vado a mettere come se fosse una terra in polvere, ma la applico con la spugnetta, quindi la prelevo dal coso, da questo qui, dalla cialdina, e la vado praticamente a tamponare così in giro per il mio viso. Ok, ora posso fissare tutto il viso con la cipria. Utilizzo ovviamente la mia Coty Air Spoon nel colore Naturally Neutral e la utilizzo sia per fissare il contorno occhi con una spugnetta, sia sul resto del viso con un pennello. Ora posso intensificare l'effetto abbronzato e scolpire maggiormente il viso con una terra ancora una volta calda. Questa qui è la Bronzing Powder, quella a forma di cioccolato. Dopo aver applicato questa, scolpisco il viso con una terra fredda, quindi più grigietta, e utilizzo questa qui che è la Physicians Formula Butter Bronzer, però nel colore Light Bronzer. La terra calda, come al solito, la metto sul collo, perché ovviamente vado a scurire il viso, quindi voglio scurire anche il collo. La metto qui sullo zigomo, all'attaccatura dei capelli qui e la passo leggermente sul naso. La terra fredda invece la concentro principalmente in due punti, cioè sotto lo zigomo e all'attaccatura dei capelli. Alcune volte la metto anche sotto il naso e scolpisco leggermente la mandibola. Passiamo all'applicazione del blush. Utilizzo un blush pescato, questo qui è luminoso di Milani, e lo metto con un pennello ovviamente sui miei zigomi. Come illuminante non posso non utilizzare lui, sempre di Milani, è lo Strobe Light nel colore Afterglow. Potete applicarlo come un normale illuminante qui sopra lo zigomo. Ultimamente lo sto prendendo con un pennello più ampio. Questo qui è il Blush Brush di Real Techniques e lo metto direttamente sopra tutto lo zigomo,
Vedete che bell'effetto super luminoso che però non si concentra soltanto in questo punto, ma si diffonde appunto su tutto lo zigomo. Una volta che il pennello è scarico, quindi una volta che ho applicato l'illuminante su entrambi gli zigomi, passo anche un po' così in giro per il viso per dare un effetto di luminosità globale. Se avete una pelle tanto grassa, evitate questo passaggio. Realizzo le sopracciglia, utilizzo due prodotti, la matita di Nabla e il brow gel di Neve Cosmetics. Come vedete, devo ridisegnarle da capo perché le mie purtroppo sono quasi assenti e non è che io ne levi così tante, è proprio che ce ne ho poche e poi sono bionda cenere, quindi ovviamente avendo i capelli tinti molto più scuri di come sono i miei realmente, si vede la differenza. Anche le sopracciglia sono fatte, possiamo passare al trucco degli occhi. Ovviamente utilizziamo la palette di Jaclyn Hill. Come in praticamente tutti i trucchi che faccio, inizio applicando un colore di transizione nella piega dell'occhio. Utilizzo questo colore qui con un pennello ampio da sfumatura, questo è il 224 di MAC. Intensifico la sfumatura con un pennello più piccolo, questo è il Morphe M573 e prendo questo bellissimo arancione. Se avete bisogno di aiutarvi a sfumare gli ombretti, potete sempre andare avanti e indietro tra i vari pennelli per fondere tutti gli ombretti insieme. Cambio pennello, ne prendo uno ancora più piccolo e preciso e intensifico ancora di più la piega dell'occhio con questo ombretto qui. Con questo ombretto vado semplicemente nella V più esterna. Ancora una volta, se ho bisogno, vado avanti e indietro tra i vari pennelli. Questo pennello è il Morphe M575, così se non mi entrano scritti qui sotto almeno li sapete. Ora utilizzo un pennello piatto, questo è il MAC 242 e prendo, aiuto, dov'è? Non riesco ad individuarlo, prendo questo marrone qui, lo applico con il pennello bagnato con il Fix Plus di MAC. Utilizzo un pennello abbastanza stretto e preciso, questo qui è il Morphe E22, per aiutarmi a sfumare l'ombretto qui nella parte interna, non voglio una riga troppo netta come se fosse un cut crease. Ora riprendo con il pennello preciso, un mix dell'arancione e del rosso più scuro perché voglio cercare di fondere il marrone sulla palpebra mobile con i vari marroni e arancioni nella piega dell'occhio. Prendo sempre il pennello piatto di prima, sempre bagnato, vado ad applicare questo ombretto qui sulla parte centrale dell'occhio. Prendo sempre lo stesso mix dei due famosi colori, l'arancione e il rosso più scuro. Questa volta utilizzo un pennello a penna piccolino, questo è il Morphe M321, e applico il colore nella parte inferiore dell'occhio. Cerco di fermarmi un pelino prima dell'angolino. Nell'angolino interno utilizzo il colore più chiaro giallino, che è questo qui. Ora utilizzo l'eyeliner in gel di L'Oreal, lo metto sia come un classico eyeliner, quindi nella parte superiore faccio la codina qui, e poi mi aiuto con una matita per metterlo anche all'interno dell'occhio. Ora metto il mascara e poi applico un paio di ciglia finte, quelle che utilizzo oggi sono le Noura di Pinky Goat. Anche le ciglia sono su e gli occhi sono terminati, adesso non ci resta che finire con le labbra. Utilizzo una matita di W7, questa qui è la Nude Nude su tutte le labbra e poi ci vado a mettere il gloss di NYX Cosmetics nel colore Sable. Per completare il trucco vaporizzo un po' di Fix Plus su tutto il viso. Ed eccoci qui ragazzi con il trucco completato utilizzando soltanto i prodotti
di cui non farei assolutamente a meno. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se così è stato ricordatevi di spolliciare o di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto ve lo ripeto sempre, mi raccomando iscrivetevi in tanti. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!